Dimmi, dimmi, come ti chiami? Gianmarco. Gianmarco. Allora, tre iniziamo. Allora, Due, tre. ci siamo Sì. conosciuti a Roma, Sì. abbiamo simpatizzato, io ho detto, siccome sono ospite della mia grande pianista e musicista Silvia Pagni, in località Scerne di Pineto, provincia di Teramo, ma è vicinissima a Pescara, gli ho detto, vieni a trovarmi che facciamo un'intervista. Certo, il signor Zadireno, da 70 anni, cantante, discografico, talent scout, conserva da decenni lo stesso carisma, la stessa auge, e proprio questo che le volevo chiedere, il No, segreto di hai questa... criticato l'unica cosa che conservo veramente bene. Qual è? Io ho paura No, di fare questi errori, diciamo... l'unica cosa che conservo veramente bene, stranamente, anzi paradossalmente, è l'organo vocale, cioè la voce. Infatti abbiamo detto cantante per prima, E infatti poi dopo le altre professioni. anche mia moglie è dello stesso parere, perché mia moglie Rita Pavone, che tutti conoscono, mi dice sempre, tienti caro il tuo organo vocale, anche perché è l'unico organo che ti funziona veramente bene. Senza trascurare ovviamente una grande attività da organizzatore di eventi culturali, in particolare un ultimo spettacolo tenutosi i primi di settembre all'Expo 2015 a Milano. Ci puoi parlare in breve come premessa di Sì, questo spettacolo? allora, noi abbiamo iniziato il 5 settembre scorso un'azione biennale culturale musicale che tende a trovare non solo in Italia, ma in un certo senso più all'estero, in tutti i co cinque continenti, delle grandi melodie che possano riportare la canzone italiana a quei fasti favolosi che erano nei secoli scorsi, perché per esempio, tanto per farti un'idea, ancora oggi i bambini, ci sono anche dei bambini di 9 anni, che più o meno conoscono Che bella cosa, una giornata di sole, o Certamente. sole mio. Una canzone che il famoso tenore napoletano Enrico Caruso lanciò niente poco di meno che nel 1904, e di questa canzone si parla ancora, capito? Mentre invece delle canzoni che vengono proposte oggi in Italia, posso lanciare Caruccia, io stesso, compagno di discoteca, fingo di ballare, però sono tutte canzoni che fra 3 mesi, 4 mesi o forse anche meno non si canteranno più, salvo qualche eccezione che conferma Certamente. la regola naturalmente. Certo. Quindi dobbiamo ritornare alla grande melodia italiana, cui Certamente. poi noi metteremo, anche se ce lo scrive la musica uno della Corea del Sud, poi metteremo noi le parole italiane o napoletane che mi furono insegnate dal grande maestro, mi levo sempre il cappello quando parlo di lui, il principe de curtis in arte Totò. Molti di voi avrete visto il film Totò, Peppino e la Che Malafemmina, no? ricordi conservi di quei giorni straordinari sul set di quel film? Allora, in quei giorni ci trovavamo, come oggi esiste tuttora, la De Paulis, stabilimento cinematografico, adesso c'è la Rai invece dentro lì, e noi giravamo il film di Totò, Totò Peppino, La Malafemmina. Io l'avevo iniziato non troppo sicuro di me, in questo senso, 3 mesi prima mi aveva telefonato a New York, dove io lavoravo in un locale che si chiama Blue Angel. E ti dico subito che quella volta io avevo una trentina d'anni, 28, 30 anni, e lavoravo al Blue Angel di New York, poi dovevo fare Chicago, Pittsburgh fino a Miami. Invece ho dovuto annullare Miami per poter venire a fare a casa di Totò in via Bruno Buozzi a Roma delle lezioni di napoletano, perché io la prima cosa che gli dissi al telefono già dall'America, ma principe, lei chiama a fare un film ambientato a Napoli con tutte le sue più belle canzoni, capeggiate da Femmina Tussina, Malafemmina, e con tutti i cantanti napoletani che ci sono, viene da un triestino. Io non so parlare napoletano, non ti preoccupare, io glielo ho detto, tu devi venire da me in via Bruno Buozzi, ceniamo, poi io ti insegno il napoletano che è una lingua. Diceva, non è un dialetto, una lingua. E allora io venni un mese prima dell'inizio, un mese e mezzo prima dell'inizio della lavorazione a Roma, e andavo appunto tutte le sere dove lui viveva, non con la moglie,
da cui si era diviso tanti, tanti anni prima. Alcuni dicono che lui pensava nella canzone Mala Femmena, proprio a questa donna che credo, non ci ho capito bene, l'aveva lasciato. Invece conviveva con una simpatica signora, passavamo delle bellissime serate, solo che io, per esempio, la parola, c'era una canzone che era scritta Aggio perduto o suonno, ho perduto il sonno. Allora, io dicevo Aggio perduto o suonno, no, dice noi siamo pigri, tu devi sfumare, ma cosa devo sfumare? Io non capivo. Non devi dire suonno, devi dire suonno. Lezione di napoletano, sincera e diretta. E allora io, che ho, grazie a Dio, una buona paletta, ho imparato la lingua napoletana. Ho perduto suon per chi sta amore, ho perduto lei cuore. Lei canta pure la bellissima canzone, è stato vicino a me, accarezza a me, la voce la vita della povera. Il primo successo in assoluto è stato State vicino a me. Stai incisando prima, questa sera. Uno può sapere che poi, come si cara. Quella canzone era dedicata non a una ragazza che se ne andava, ma a una moglie che stava morendo. Era dedicata. E chi l'aveva scritta? Ma la femmina? No, state vicino a me. Questa canzone, caso singolare, si può sembrare che era dedicata a una ragazza che se ne sta per andare, rimane un'altra sera. No, un anziano uomo parlava a sua moglie che stava per questo di morte. E questa è la particolarità. Sai quando lo vengo a sapere questa cosa? Sì. Oggi, da te. Io ho sempre pensato che fosse una normale canzone d'amore e l'ho cantato per 50 anni. Ma ti ringrazio per questa precisazione. Ma facciamo un passo indietro, io parlo un po' dei primi inizi canori, magari triestini o in altri luoghi, quelli degli anni 40. Beh, dunque, guarda, la mia vita artistica è cominciata quando ero in carcere. Vuol dire Tentireno in carcere, sì, ma non ero ancora Tentireno, perché dovete sapere che mio padre e io siamo cattolici, mio padre addirittura veniva da una famiglia austriaca che era venuta 100 anni prima a Trieste, perché Trieste faceva parte dell'impero austro-ungarico fino alla fine della prima guerra mondiale, quando diciamo è stata liberata dagli italiani e dalle truppe alleate. Prima guerra mondiale. Io sono nato nel 1926. E la domanda qual era? Dei suoi inizi canori. Ecco, allora, praticamente io amavo la musica fin da piccolo, quindi a 8 anni a scuola mi facevano fare il cantantino solista in quei coretti che si fanno a scuola, eccetera, una volta anche in un teatro, il Politeama Rossetti di Trieste. E quindi ero portato per la musica, cantavo tutte le canzoni più in voga in quei tempi, in Italia, Vivere senza malinconia. E tante altre, oppure, grandi canzoni degli anni 30, che cantavano tutti, erano quasi il primo dominio quelle canzoni. Una che ho ripreso al tempo di Swing, che era cantata dal famoso tenore italiano Beniamino Gigli, che aveva fatto un film che si intitolava proprio col nome della canzone Non ti scordare di me, che fa Non ti scordare di me, la vita mia legata a te. Insomma, il solito discografico coincide quasi con la fondazione della CGD, ecco, molto tempo dopo, perché siamo rimasti al carcere e non ho detto che erano, perché non abbiamo sentito la data, qual era? Era il 43 e 44 e fino a 5 mesi prima della fine della guerra, che era il 25 aprile 1945. Sì. Allora, improvvisamente vennero i fascisti di Ferrara, misero su quadro tutta la tenuta agricola che mio padre aveva in quella zona lì, pur essendo triestino, ma eravamo follati da Trieste perché si dà caso che io sono cattolico, mio padre è cattolico, però mio padre aveva sposato un'ebrea che era Paola Sanguinetti, sacerdote, una bella famiglia molto conosciuta di Roma, e si erano sposati civilmente. Ma io ero cattolico, invece per le famose leggi razziali di Adolf Hitler, che io l'ho visto Hitler nel 1937 a Berlino quando Mussolini gli fece la visita di ritorno, diciamo, a Berlino, e mi trovavo nella tribuna diplomatica a 15 metri da loro che parlavano,
sai, lui era per noi ragazzi, io avevo 11 anni, quindi... L'inizio del regime. Avevo, se non 11 anni, per me il Duce era il capo del governo italiano, dell'impero fascista, insomma, capito? Per cui vedere... Cioè, anche se quell'anno ancora non c'era l'alleanza, sarebbe arrivato un anno dopo. E lui parlava così, il Duce, no? Italiani ed italiane, uomini e donne, ascoltate! E invece Hitler era tutto un gioco di mano. Io mi sentavo il Trumham, hai capito? Perfetto. E allora a Codigoro ci hanno messo in galera per qualche tempo, però siccome io cantavo durante l'ora dei detenuti che girano, e tutti mi applaudivano, e persino i fascisti che stavano con il fucile spianato sopra. E questa voce di questo ragazzo che cantava si è sparsa un po' per tutta Codigoro e venivano anche da fuori a sentirmi, capito? Quindi io ho capito che la mia vita era fare il cantante e l'ho capito proprio nel carcere di Codigoro. Certo. Fortunatamente sono arrivati gli americani dopo 6 mesi, ci hanno liberati e... Esatto. E da lì inizierà questa carriera. E da lì sono tornato a Trieste, siccome... Questo inizia a Trieste, quindi, sì, la carriera. Sì, però durante i lunghi mesi trascorsi in questa tenuta, io ascoltavo la radio nemica anglo-americana, che era proibitissimo, anzi se uno ti scopriva... Sì, all'epoca era censurata, erano censurati pure i dischi del regime fascista. No, c'era un bando firmato dal Feldmaresciallo Kesselring, comandante in capo di tutte le forze tedesche del Mediterraneo, che diceva, sembra una barzelletta, diceva, chiunque sia trovato in flagrante ascoltazione della radio nemica, cioè anglo-americana, sarà fucilato sul posto, una barzelletta. Invece io ascoltavo la radio nemica un po' per sapere quando gli americani si decidevano a liberare la Repubblica, anche la Repubblica di Salò, che era l'ultimo pezzo d'Italia non ancora conquistato. Ma poi soprattutto perché ero attratto da una voce che così faceva capire ogni parola, ogni sillaba, un timbro particolare. E io ho cominciato a cantarci sopra, sapete, quando uno ha 17 anni, in quel momento avevo 17 anni e cantavo sopra, ed era la voce di un certo Frank Sinatra. Quindi io sono nato come è stato il mio professore di canto e forse anche di inglese americano, perché io non parlo l'inglese degli inglesi, d'Inghilterra, ma parlo correntemente, proprio per questa ragione, l'inglese americano. Well, I better be going, capisci, invece gli inglesi sono tutti più, well, we better be going, so, capisci. Allora, io sono tornato a Trieste, nella Trieste liberata dagli anglo-americani, e sono entrato a far parte di un'orchestra che si chiamava Teddy Foster Band, e da lì è venuto fuori il mio nome, Teddy Reno, perché il mio vero nome sarebbe Ferruccio Ricordi, ma il Ferruccio Merck Ricordi, ma questi nomi per un americano, un presentatore... No, da fraintendere con i discografici, no, però lo precisiamo. Ferruccio Ricordi, gli americani lo pronunciavano Ladies and Gentlemen, Ferruccio Ricordi, e nessuno capiva niente, no? Ferruccio Ricordi. L'americano non è capace di dire Ferruccio Ricordi, capito? Allora lo stesso Teddy Foster mi dice devi cambiare nome. Allora Teddy lo prese in onore di Teddy Foster, che era la seconda orchestra jazz britannica, e il cognome, leggendo Time Magazine, che era un settimanale molto letto, ma credo che ci sia tuttora in America, e così per caso ho visto che due attori americani di nome si erano sposati nella città che loro pronunciano Reno, ma è scritto Reno, Reno nel Nevada. Allora io ho detto, Reno è anche un fiume che passa per Bologna. Reno è il nome italiano del Rhine tedesco, che è il fiume più lungo d'Europa, no? Quello che dalla Germania va a finire fino al Mar Morto. E allora, poche settimane dopo sono andato da lui e ho detto what do you think of this name? Cosa ne pensi di questo nome? E lui mi dice Teddy Reno, great, fantastic. E mi ricordo che... E da qui nasce il nome come quello nasce durante la tournée
con Teddy Foster in tutta Europa, dove c'erano truppe americane, quindi da Francoforte, Stoccarda, Berlino, Croazia, dappertutto, insomma, mi sono fatto le ossa con questa orchestra jazz. Nel 1948 invece, e avevo già 22 anni, fondai a Milano una casa discografica che mi ho dato così modestamente il nome Compagnia Generale del Disco, sembrava dal nome una cosa CGD, invece erano due camere come queste, dove io lavoravo insieme a un giovane di 3 anni più vecchio di me, triestino, bravissimo suonatore jazz, che poi sarebbe diventato qualche decina d'anni dopo una delle colonne della Rai, Lelio Luttazzi. Ho avuto sempre dunque due anime, quella di cantante da un lato e quella di attore cinematografico e teatrale. Come attore il film più bello è senz'altro Totò Peppino e la Malafemmina. Però fatti anche altri due, Totò Peppino e il Fuorilegge, un cameo, sì. E anche il Dottor Vittorio e la Dottoressa, sì. Un altro cameo dove canta uno dei suoi più grandi successi, Piccolissima Serenata. Sì. Questa piccolissima serenata che era stata cantata anche nello stesso periodo da Renato Carosone, in comune arrangiamento diverso ovviamente. No, Carosone l'ha fatto parecchio tempo dopo. Ah, dopo? Sì, sì, parecchio tempo dopo. Io l'ho lanciata addirittura nel 57. Inizialmente la sigla di una mia trasmissione Rai TV che si chiamava Confidenze Musicali ed era firmato dai più grandi autori dell'epoca che si chiamavano Garinè e Giovannini. E la sigla all'inizio era questa piccolissima serenata. Poi invece abbiamo capito che era proprio la sigla che piaceva e abbiamo fatto la canzone per intero. Poi nel 1958, particolarità, la parola hi-fi viene introdotta in Italia proprio da un disco, da un 33 giri RCA del cantante, del grande Teddy. Teddy Reno in hi-fi, nella testimonianza ce l'abbiamo pure in un cinegiornale d'epoca. La scelta di questo titolo, Teddy Reno in hi-fi, perché il long playing si sentiva bene una volta per tutte, era questo. Perché era un termine all'epoca probabilmente ancora poco noto agli italiani, parliamo di quasi 60 anni fa. Ma ti dirò che io pensavo quella volta a cantare, a recitare, così poi forse hi-fi o in un altro modo non me ne importava niente. E in realtà gli anni 50 furono importantissimi perché insieme a me lanciai per esempio il cantante Johnny Dorelli, che tu conoscerai di nome, anche lui è diventato un nome notissimo nel mondo. C'erano due cantanti femmine, Julia De Palma, Betty Curtis e diversi altri che non sto qui a nominare. Poi invece nel 1962 c'è il cambio totale della mia vita, perché essendo diventato nel frattempo assessore alla cultura del comune di Ariccia sui Castelli Romani, a 3 chilometri da Castel Gandolfo dove vanno i papi d'estate, il sindaco un giorno mi disse: Aretti Re, vedi di inventasse qualche cosa per stare Ariccia perché ci conoscono solo per la porchetta. E allora io mi sono inventato la festa degli sconosciuti, lo slogan era perdete la S, cioè da sconosciuti diventate conosciuti nel mondo dello spettacolo, quindi non promettevo delle cose in mani. Una delle sue grandi strategie, perdere una S, per quanto semplice la tecnica, molto innovativa. E allora, lì la prima festa degli sconosciuti avvenne il 1 settembre 1962, nella piazza stupenda di Ariccia con un palazzo Chigi dietro, insomma veramente un bellissimo posto, pieno zeppo, 2-3 mila persone, e il parterre dei giurati era formato niente meno che dai più grandi nomi della televisione e della cinematografia italiana di quel momento. Faccio dei nomi: Totò, Alberto Sordi, poi Anita Ekberg, che era una grande artista cinematografica di Hollywood addirittura, poi c'era Gina Lollobrigida, eccetera, eccetera. E a un certo punto, fra le 7 ragazze che combattevano fra di loro, poi c'erano 7 ragazzi maschi che combattevano fra di loro, ce n'erano 6 ragazze belle, alte, ingioiellate, buone, insomma, capito? E invece poi c'era una ragazzina che aveva 17 anni, ma ne dimostrava se no 13,
che era vestita super modestamente, cioè una camicetta marrone. Ma con una chioma inconfondibile, era una pelle di canotto. Sì, momento, però aveva questo, una gonna, insomma era vestita come una qualsiasi ragazzina d'oggi quando va a scuola al pomeriggio, per dire, no? E così, però questa ragazzina, stranamente, già quella volta aveva due cose. Primo, non conosceva il panico, quindi Rita Pavone, sto parlando di Rita Pavone, è una che se tu le dicessi oggi, guarda, fra tre ore andiamo sulla Luna, lei direbbe, ah sì, e quando torniamo, capito? Non conosce la parola spediti. Panico. E quindi, quando è salita sul palcoscenico di Ariccia, è entrata tranquilla, lei che, ripeto, aveva 17 anni e non aveva mai fatto niente prima, salvo qualche canzoncina nelle balere, così, col papà che andavano a fare una canzone, insomma una cosa seria, non aveva fatto mai, e dice a Bruno Campora, che era il maestro della RAI, conosciutissimo, eccetera, gli dice, parlando un po' torinese, si ricorda quella col rallentando, perché ho bisogno di quel rallentando perché faccio una certa svolta e poi parto. E allora Alberto Sordi, che era giù, ha sentito questa ragazzina apparentemente indifesa dare quasi dei consigli o degli ordini al maestro Bruno Campora. E allora è stato il primo a dire, allora, hai visto la ragazzina, sai come parlava Sordi, no? Alberto Sordi. Un successo clamoroso che la portò poi a fare un provino dopo 10 giorni. No, no, un provino invece alla RAI, perché nel frattempo Mina era stata cacciata perché si era permessa di fare un figlio senza essere sposati, erano altre epoche. Con l'attore Massimiliano. Per cui la RAI cercava disperatamente, la RAI cercava, perché dopo 3-4 settimane cominciava la trasmissione del sabato sera, Studio 1, la trasmissione più importante della RAI, e non avevano più la diva, cioè Mina, che era già diva da tanti anni. E allora il maestro Campora disse, guarda, io vi posso consigliare una ragazzina che ha vinto la festa dei sconosciuti di Ariccia, e il presidente della RAI dice, ah maestro, ma vuole sostituire la Mina con una sconosciuta? È una scelta azzardata, invece quando abbiamo fatto il provino venne il presidente, il vicepresidente, erano tutti terrorizzati, anche il direttore generale si chiamava Arata, e Rita entra dentro nello studio che non aveva mai visto, uno studio televisivo, come niente fosse, dice cosa devo fare, parlando un po' torinese, cosa devo fare, e gli dicono guarda ci sono tre telecamere, Antonello Falqui era il regista, un'altra telecamera di sopra, un'altra a sinistra, tu devi cercare di accontentare un po' tutte le cinque telecamere. Va bene, andiamo subito, sì, Rita. Mettono e Rita fa lo stesso numero di 7 minuti con 4 canzoni americane e 3 italiane, con la quale aveva sbaragliato tutti ad Ariccia. E ha fatto la stessa cosa. E allora io che ero in regia per vedere le reazioni di questi signori, vedo che dopo 30 secondi o si può dire un minuto, hanno cominciato, oh, era tutto alla romana, oh, vedi questa, ammazzo, ma questa è forte, ma questa è fortissima. E a un certo punto, quando ha finito, hanno applaudito. Allora poi mi hanno chiesto, ma cosa costa la ragazzina? E io dico, beh, è un po' cara, non aveva mai guadagnato una lira. E le ho fatto un contratto iniziale con la RCA italiana, con la quale siamo rimasti, e ho trovato fra 200-300 canzoni e musiche che venivano da tutte le parti, perché ormai in tutta Italia si parlava di questa ragazzina, e ho scelto nell'ordine la partita di pallone. Perché la domenica mi lasci sempre sola. Questa, successo clamoroso di Edoardo Vianello, cantato e lanciato da Rita. E altre. Poi Pietà, Cuore, poi che è una canzone americana. Come te non c'è nessuno. Come te non c'è nessuno. Alla mia età. Poi ho dovuto combattere con quelli della RCA che non volevano la quarta canzone, perché dicevano che era un po' troppo seria, perché lei era la ragazzina per i ragazzini.
ed è invece quella che ha venduto 1.200.000 copie soltanto in quegli anni, ed era Mio cuore, tu stai sorprendendo. Sono Rihanna at a Good Beating.